si diverte a violentare la parte bambina delle certo. persone. E quindi certe cose girano molto più facilmente rispetto che altre, come quando dicevano che Tonio Cartogno era morto di overdose. E perché? Perché fa ridere che uno che dice a Cipigna sia morto. È anche credibile come cosa, no? Scusa Cristina, quando sei stufata lo mandiamo via. Non mi denunciare, per favore. No. Ok, perfetto, grazie. Quindi so, tu leggi queste cose? Io ho quasi 34 anni. Mi sento come quelli che mandano letterine a Bim Bum Bam. Guardo ancora i cartoni animati. Ecco, quindi io ti volevo chiedere se puoi smetterla di andare in giro. E cosa devo dire quindi? Niente. Allora, tu sei... Io dici tu sei... Beh, non è che uno va in televisione e dice tu sei donna. Ah, però magari... Non è che se vai da Carlo Conti ti chiede se sei donna. No. Al limite. Però sai, magari ogni tanto quando parli dici sì, perché sono una donna. Perché... No. Smettila, dai. Ma cosa devi dire? Allora... Io sono... No, devi dire... Non devi dire niente. Canta le canzoni. Cioè, tu sei una donna che canta. Tu tra poco mi sentirai cantare. Ma sicuramente. Il fanciullino che è dentro di te si muove, giusto? Ma voglia, sì. E io quando lavoro grazie al fanciullino, no? Quindi è grazie. Perché io ascolto, cioè veramente faccio della playlist su Spotify, su quasi tutti i tuoi dischi, no? E quindi aiuta molto. Bene, sono molto molto contenta. Sei una persona simpatica. Grazie anche tu. sei molto intonata. Forse questo non gliel'aveva mai detto nessuno. Beh, però... Cioè, stai dicendo delle cose che lei sente per la prima volta. Davide. E poi un'ultima cosa, io ho imparato molte parole d'italiano grazie alle canzoni. Cioè, tipo la parola antidiluviano, che poi io non ho mai utilizzato in vita mia, però l'ho imparata grazie a te. Ho imparato anche Fratricida, che però non la cantavi tu, la sigla dei Cavalieri dello Zodiaco, no, però mi sarebbe piaciuto sentire Pegasus Barazzino combina guai. E niente, però dico, quindi è stato anche utile per il mio italiano. Io ho imparato Carezzevole, se può interessare. Io ho imparato Carezzevole. Ma nessuno te l'ha chiesto, però. Io sono qua. Sono qua in un momento, una specie di esperienza mistica, tipo Nirvana, e arriva questa a dirmi Carezzevole. Non lo dico io, lo dice Cristina. Ho capito, ma lo dica lei, mica lo devi dire. Però per dire un'altra cosa bella a tuo vantaggio, se la smetti di fare rosso. Okay. Sai quante volte le ho preparate? Quindi non sai dei video che girano su... Sì, lo so. Okay. Li ho visti su YouTube. Ah, perfetto. Ma infatti ai concerti i ragazzi mi chiedono: Cristina canta le fettine panate, addirittura l'ultimo concerto, fettine panate, canta fettine panate, fettine panate, io guardate così, le canteremo. Sì, vedi quanto sei importante? Ad un certo momento muovevo il fanciullino perché veniva le fuori. Vero? Cristina, facciamo una finta. Tra l'altro un'ultima cosa. Kiss Me Licia è una delle storie d'amore più importanti della storia della letteratura. È vero. No, è vero. Perché è la prima volta che una donna è emancipata, che sceglie lei conquistare. Certo. Prima era la donna, era un oggetto, lì invece è lei che decide. Sceglie. Certo, che sceglie tra Mirko e Satomi. Cioè. No, tra quello con che suona il piffero con... Vabbè, dai, però. Però che bei maschioni. Non le dire queste cose. Vabbè. Non lo posso provare. È stato lui. Ma non lo provo, il fanciullino, scusa. Tu sei un'entità che ha deciso di prendere sta forma qui. Ah, quindi lo devo dire. Tant'è che cantavi quando ero piccolissimo, cantavi sia le canzoni da maschio che quelle per le femmine. Sì. Poi è arrivato Giorgio Vanni e ha rovinato tutto. Però si può dire. Siamo in radio e ci ascoltano solo gli uomini del castello, va bene, si può dire. Ah sì, no, è per dire, quindi vedi che c'è è anche vero, questa cosa. Io guardavo tutto, i cartoni da uomo, da donna, tutto. Niente, per dire, quindi non dire bel maschione, per favore. Ma infatti io sono donna, quindi... Ah no, no, scusa, è vero che non posso dire... Quindi non posso dire buono, bello... Ma che sei matta? No. Devo dire quello lì, quello là... Ma perché devi dirlo? Se c'è uno davanti a me, buono. E
tieni per te, oppure non lo so, dici diversi. Niente proprio, cioè io ti difendo dalla mattina alla sera, capito? Lorenzo, com'è la situazione qua? Va bene, comunque un ultimo regalo per Davide, ma lui non dormirà credo per un mese. Cosa deve fare? Facciamo una finta. Tipo, Davide, stasera ti ho preparato le fettine. Cioè, secondo me... Davide, ti ho fatto una sorpresa. Questa sera vieni a cena da me. Aia. Ti ho preparato le fettine panate. Fettine panate! Io resterei a guardare te, lei che si sta divertendo di brutto, perché è troppo soltanto. Grazie. Tu sei un bel uomo, sei un... Sei un bel fanciullino. Ma io posso dirlo di essere uomo, sei tu che non puoi farmelo notare, e tu non devi dire che sei donna. Poi io posso dire quello che voglio, capito? Posso dire che sei un fanciullino? Sì, grazie. Questo ci è piaciuto. Davide, grazie. Vuoi essere accompagnato? Per scendere, ci sono le scale, pensavo c'era un TOS, il trattamento, il TSO. No, TOS è Star Trek, sto confuso, scusate. No, tranquillo, grazie. Ma adesso ringrazi Cristina che è così carina. Grazie, è stato una carambata. Cristina, poi ti facciamo guardare la puntata della tavola. Grazie Davide. Grazie. Verità della vita. Mi raccomando Cristina, lo sai, qualsiasi intervista ricordati il fanciullino. Il fanciullino è andato. Sarà un terrore. Quando vedo lui così non posso più. Io vorrei stringere... No, tu vieni da dietro? No, scusa!